prodotti flop che davvero io odierò mettermi in faccia. Io so già che questa parte del viso farà schifo. Ma perché? Perché? Questo 2024 mi sta piacendo tanto, cari e care. Siamo partiti con delle cose bomba. Sto facendo molta fatica a fare questo video, ve ne state accorgendo. Chi ha messo la cipria prima di mettere il fondotinta? Io. Mamma mia, vedete? Vedete la malta? La situazione. Malta! Lo metterò tra i top o tra i flop. Ora sono molto dispiaciuta di dover fare un make-up che non mi piace. Peccato che i colori sono bellissimi. Salve a tutti, cari e care, benvenuti in questo mio nuovo video. Sapete che cosa farò? Cioè, io non so nemmeno come ne uscirò da questo video. Perché utilizzeremo tutti i miei top, o perlomeno insomma la maggior parte dei miei top del periodo da un lato della faccia e dall'altro lato invece utilizzeremo i flop. Io sono già spaventata perché so già che cosa mi aspetta. Sigla. Siccome questo video sarà davvero difficile e sicuramente una sfida, perché vi assicuro che io ce li ho qui dei prodotti flop che davvero io odierò mettermi in faccia, ve lo dico già. Lasciatemi perlomeno fare una skincare adatta, vi prego. Quindi non utilizzerò i flop per la skincare, bensì solo top. E sto parlando dei prodotti Yepoda, sapete molto bene che mi piacciono da anni. E sul contorno occhi sto indossando i The Puff Eye Espresso, appunto dei patches imbevuti di caffeina, tè verde, aloe vera e calendula. Ce li ho già da un bel quarto d'ora a questa parte perché adesso vi faccio vedere il risultato. Infatti sono molto molto efficaci anche per un'azione urto perché vanno proprio a sgonfiare la zona del perioculare, quindi se avete le borsine decisamente questi vi aiutano anche pre make-up o pre lavoro la mattina. E vanno anche ad appiattire le zampe di gallina, quindi anche le mini rughette del perioculare sono molto efficaci. Sapete che io utilizzo molto spesso i patches. Ma il vero protagonista della nostra preparazione pelle skincare di oggi è il The Sea Boost Hero di Yepoda, con ben il 15% di vitamina C, quindi acido ascorbico, però contiene anche dell'acido ialuronico. Questo siero mi ha aiutata davvero a minimizzare con un utilizzo costante delle macchie rosse scure che avevo da questa parte, ve le ricordate? L'alta concentrazione di vitamina C non preclude il fatto che possa essere utilizzato anche dalle pelli sensibili grazie agli effetti calmanti ed idratanti del siero. Un'altra cosa che mi piace molto di questo siero, cari e care, è la pompetta. Abbiamo assenza di ossigeno all'interno del pack, quindi il prodotto si mantiene più a lungo. Ne applico dalle 2 alle 3 gocce su tutto il viso, concentrandomi appunto sulle zone dove c'è iperpigmentazione e oltre all'effetto schiarente, naturalmente lui ci aiuta anche per lo slow aging e va anche ad aumentare la produzione di collagene. Dopo averlo utilizzato, io vi consiglio, se uscite di casa, di applicare una protezione solare. Io adesso rimango qui a fare un make-up per voi e poi sul sito trovate anche i refill, quindi non serve se l'avete comprato che poi acquistiate tutto il prodotto nuovamente. Vi lascio anche un mio promo code per l'acquisto di questi prodottini o qualsiasi cosa voi vogliate, e con questo mio promo code avete il 20% senza minimo di spesa, quindi appunto potete provare anche un solo prodotto che vi incuriosisce. Se andate infatti a vedere qualche mio video precedente, le macchioline che avevo qui erano decisamente ben più visibili. Adesso questo è un foruncolo, quindi lasciate stare. Cioè, secondo me davvero si sono schiarite, quindi top. Applicare il The Eyes Cream, il contorno occhi sempre di Yepoda con la fitomucina, una rivoluzionaria alternativa alla bava di lumaca di origine vegetale. E si parte con le sopracciglia, cari e care, fidatevi, ho già l'ansia. Allora, quando fate la skincare, vi consiglio, se dovete fare le sopbrows, di andare a togliere prodotto dove ci sono le sopracciglia. Dunque, con le sopracciglia così spettinate, che cosa vi dico? Anzitutto che faremo i top di qua e vado con il 24 Hours Brow Setter di Benefit. Questo è davvero il miglior prodotto
prodotto per fare le soap brows. Difatti, cioè, essendo lui diventato il mio top, tutto quello che ho utilizzato negli anni, nel tempo, è diventato un flop, perché sostanzialmente nulla va proprio a tenere su come questo prodotto. Vado proprio ad applicarlo su tutti i peletti, in tutti i sensi, e dopo averlo fatto vado a pettinare all'insù anche lo scovolino che è fatto a spatolina, ed è proprio pensato per andare a fare tutto lui. Io sento magari qualcuno che mi dice: mamma mia, ma costa un sacco. Ma c'è il motivo, cioè guarda le sopracciglia che ti fa, e rimangono così tutto il giorno. Adesso io ci provo ad andare di qua, e ho preso un prodotto a caso che, poverino, lui non è nemmeno un flop, però da quando io utilizzo questo tutti gli altri non sono così eccitanti. Ma volevo comunque dirvi che anche quello di Mulac, in realtà l'Eye Brow, è molto buono, assolutamente, solo che è molto più veloce da utilizzare questo. E niente, è rimasto lì in un cassetto a far niente. Io so già che questa parte del viso farà schifo. Oh, povera me. Cioè, non so se già vedete la differenza, cari e care, però queste io so già che cadranno e queste invece sono già pazzesche. Io lo sapevo che mi sarebbe già venuta la depressione in questo video. Ok, dopo che si sono asciugati i prodotti, adesso vado con la definizione, e li ho rimessi qui dentro per farvi vedere anche il pack, che è bellissimo. Wow, ma perché? Queste due matite di Benefit che sono la fine del mondo, perché la Precisely My Brow Pencil la conosciamo tutti, la Precisely My Brow Detailer mi ha fatta impazzire. Comincio per l'appunto con l'andare a definire qui sotto. Vi dico spesso che l'ordine delle sopracciglia la dà la linea inferiore. Ma attenzione alla My Brow Detailer, è veramente veramente iper mega sottile. Adesso vado appunto a realizzare i peletti super sottili. Questa è una trovata geniale, cari e care, perché se talvolta le penne non scrivono a testa in su, ecco, con la mina stiamo tutti super mega tranquilli. Non vedevamo davvero l'ora. Guardate la meraviglia, cari e care, la meraviglia rispetto a questa che farà schifo. Questa è la Precisely, quella classica, e questa è quella nuova bomba. Di qua invece, per la parte flop, cari e care, mi tocca andare con la Brow Pencil, quella della collezione Pure Beauty con il 90% di ingredienti naturali di Astra. Io non so perché Astra di solito, cioè ultimamente, non ne sbaglia una, e questa l'ha sbagliata. Poi a qualcuno magari piace, scrive strana, si sgretola, non ha una buona tenuta, non so che dirvi, ce l'ha un po' tutte. Non mi piace che lascia tipo dei pallini, come scrive, non lo so, non mi piace, cari e care. La saponetta, vedete che mentre sto pettinando le sopracciglia si muovono dappertutto. Quindi ecco, se io adesso vado a pettinare qui, vi assicuro che non si muove più niente. Se mi vedete un po' che sto perdendo la pazienza, è perché non piace vedere le cose brutte, quindi bene, cerchiamo di andare avanti. Correttori, e qui stiamo parlando di roba seria. Top e flop, io vi metto lo stesso brand. Questo perché ho provato i Faux Filter Corrector nuovi, quelli appunto colorati, e vi dico che quello rosa sicuramente mi piace molto di più, e quello peach, cioè, secondo me è troppo scuro. L'unica alternativa che mi rimane è utilizzarlo come color corrector, quindi praticamente andarci poi sopra, quindi vado in questo modo. Che in realtà è una buona tecnica, è una bella cosa da fare, perché vedete, cioè i correttori di Huda sono buoni, quindi boccio solo la colorazione, perché davvero si spera prima o poi in un peach più chiaro da qualcuno. Vi faccio vedere adesso da questa parte, la parte dei top, il Cherry Blossom, che mi piace molto di più. Comunque anche qui si potrebbe fare di meglio, nel senso che un pelo più chiaro ci starebbe anche qui. Cioè si vede proprio che Huda, secondo me, va proprio con
il target un po' più ambrato, un po' più scuro. Comunque per illuminare io a prescindere ci metto il whipped cream anche qua. Con questo rosino andiamo un pochino meglio, perché comunque il contorno occhi è maggiormente illuminato. Di qua siamo sul giallino andante. Comunque sono curiosa di sapere che cosa ne pensate anche voi, perché io li catalogherei così: questo sì, questo no, troppo scuro. Certo, con una piccola riserva, perché anche qui ho dovuto mettere un pelo di quello chiaro, quindi anche questa cosa la diciamo. Sto facendo molta fatica a fare questo video, ve ne state accorgendo. E vado con Peach Pie, perché le Easy Bake and Snatch, quindi queste ciprie pressate di Huda Beauty, non sono proprio la mia cosa. Strano, perché a me piacciono le ciprie anche pressate. Sono un po' secche. Con uno zoom ancora maggiore, così siete contenti, vado a prendere la peach, vado appunto ad applicarla proprio nel mio perioculare. Anche lei è già troppo scura per me, ho l'occhiaia gialla. Benissimo. Invece, per quanto riguarda le ciprie in polvere libera di Huda Beauty, sono delle fuori classe, davvero allucinanti. Questa è la Cherry Blossom e mi piace molto, perché tra l'altro, se notate, è un rosa molto molto più chiaro rispetto al correttore. Infatti me l'aspettavo più chiaro. Allora, io di solito non faccio baking, voi lo sapete, però vado proprio con un soft baking per rimanere coerente un pochettino e non sembrare proprio Dr. Jekyll e Mr. Hyde poi da questa parte. Allora, vedete che per quanto io sia un autunno, quindi con un sottotono caldo, dato il mio incarnato molto chiaro, io porto e reggo molto molto meglio i rosati. Il makeup artist deve sempre pensare con la propria testa, anzi, soprattutto il makeup artist è sempre quasi solo frutto della sua esperienza. Ecco perché, cari e care, io vi ricordo che vi aspetto al mio nuovissimo corso, che parte da marzo a Milano. Quindi se volete studiare con me, diventare makeup artist certificati con la MBA Making Beauty Academy, che è una delle accademie più prestigiose a livello nazionale, io vi aspetto. Ci sono ancora dei posti, noi cominciamo da marzo, quindi pensateci. O se siete semplicemente degli appassionati, c'è il mio manuale di make-up correttivo e abbellimento, che è proprio bello bello ricco di fotografie tutte scattate da me, e lo trovate sia su Amazon che in libreria. Chi ha messo la cipria prima di mettere il fondotinta? Io sono sempre più inquietata dalla scelta da parte mia di fare questo video. Come fondotinta, cari e care, per quanto riguarda il flop, vado con questo qui di Aleskin, il Pure Foundation. Cerco anche di scaldarlo sulla mano per dargli una possibilità in più, ma è tipo malta. Cioè, io mi sto sentendo veramente male. Mamma mia, vedete? Vedete la malta? La situazione malta! Come sempre, il make-up è soggettivo, quindi io alzo le mani e magari ci sono persone che amano le cose che non piacciono a me. Naturalmente io vi devo andare a dire, questo è il mio lavoro, se mi piacciono o non mi piacciono. I pro che ha è che è molto coprente, e questo sicuramente è visibile. Anche per quanto riguarda la stesura, un prodotto per me, che sono un toro sensoriale, deve essere bello, deve essere bello tutto. Cioè, deve essere bello il profumo, deve essere bello il colore, la stesura, tutto. Invece di qua, cari e cari, andiamo a mettere un fondotinta che mi è piaciuto molto. L'ho acquistato proprio perché sentivo che era parecchio chiacchierato, ed è questo qui di Kylie Cosmetics, il Power Plush Longwear Foundation nella colorazione 2C. Se vi interessa quello di Aleskin, FLN 20. Secondo me non è appunto un mattone come quell'altro, è decisamente molto più carino. Ha una coprenza stratificabile, quindi decidete un pochettino voi, e va anche un pochino a minimizzare le mini rughette, come da claim. Ecco qui, spero riusciate a notare che questa parte del viso magari ha ancora uno o due discromie visibili, però è decisamente molto più bella e naturale e anche luminosa rispetto a questa parte qui, che è proprio ceronica. Passiamo adesso a un prodotto chiacchieratissimo, che è l'Ipsio di Moolah Cosmetics. Lo metterò tra i top o tra i flop. Io ve l'ho già mostrato in un reel appunto sui miei social, e vi dico che lo metto
tutto tra i top. In realtà io non sono un amante sfegatata dei lip plumper. Non perché io abbia le labbra già carnose, voi direte invece sì, è per quello. Magari avete anche ragione. Ma a me in realtà non piace il fatto che mi irritino. Anche perché la cosa che ho preferito di questo prodotto è proprio l'idratazione. Cioè lui proprio rende le labbra iper mega morbide. E più che il volume, che vi dirò non essere esagerato, lui va a colorare perché appunto è pH reagente. E queste sono le due cose, diciamo, che fa per la maggiore. Ma il motivo per cui mi piace maggiormente è proprio perché idrata per bene e le labbra sono morbidissime. Il risultato maggiore, proprio effettivo, si vede dopo 15 minuti dal suo utilizzo, ma noi intanto andiamo avanti con il video così voi vedete. Io mi sento male ad utilizzare questa cosa, infatti ne utilizzerò un'altra. Sì, cari e care, proprio così, perché questo mi fa proprio male. Cioè, io non posso utilizzare il Lip Volumizer di Trend It Up con il peperoncino. E questo è proprio il motivo per cui preferisco questo prodottino qui di Mulac. Sebbene a me piaccia anche quello di Astra, che ha il peperoncino e la caffeina e anche lo zenzero. Però non mi fa male. Questo qui di Mulac non fa male, assolutamente, e non irrita troppo. Questo mi dà proprio dei problemi, io non lo posso mettere, cari e care. Addirittura se io parlo mentre l'ho messo, cioè mi viene tipo il mal di gola. Mi ha creato proprio dei rossori attorno alla bocca che sembrava che io avessi proprio dei problemi o quasi un'allergia. Quindi andrò comunque ad utilizzare un altro flop, secondo me, che è questo qui di Huda Beauty ed è il Silk Balm Icy. Questo fattore che è blu ti fa proprio le labbra rigor mortis. Anche quello di Mulac è blu, solo che poi colora ed è pH reagente. Questo rimane un po' così, cioè così, muerta. Proprio tirata fuori in un thriller dal lago. Ah no, fermi tutti! Ho voluto googlarlo perché c'avevo il sentore che fosse anche plumping e qui appunto scrivono che sarebbe anche crio rimpolpante. Mai visto questa cosa e quindi benissimo, direi che c'è un altro motivo per cui non mi piace. Comunque direi che lo vedrete da soli. Siamo approdati al momento occhi e come primer vado a mettere come top questo qui di Puro Bio, super carino, mi piace molto, anche questo pack piccolino e lilla. Tra l'altro è un po' rosino, crea anche una giusta base cromatica per qualsiasi make-up. Invece da questa parte, cari e care, vado a mettere il Mulac Fix di Chaos, che purtroppo ultimamente, mi piace sempre meno, perché mi secca troppo la palpebra. Cioè, lui è anche un ottimo neutralizzatore della palpebra, vedete? Una volta mi piaceva di più, adesso mi secca un po' la palpebra. Forse dipende anche un po' dall'età. Ribadendo però che è importante che se voi avete la palpebra oleosa, molto probabilmente un primer più secco potrebbe giovare. Bene, ora sono molto dispiaciuta di dover fare un make-up che non mi piace e vado a prendere questo flop, ovvero la palettina di Glowish by Huda Beauty. Questo quad non mi ha convinta per niente e gli ho dato anche terze, quarte possibilità perché io adoro le cose piccoline da portare in viaggio. Però già le colorazioni in sé per sé non dicono niente, in più l'unico shimmer è questo, cioè SNI. Parto con questo marroncino, questo forse è il colore che si salva, se così vogliamo, comunque si sfuma anche benino. Andiamo ora con quello più scuro, diciamo che ovviamente non è che sia una palette da cestinare, però è quella più brutta che mi è capitato di utilizzare negli ultimi tempi, ecco, tutto qui. Cioè, perché alla fine comunque funziona, non è che non funzionino. Però non mi fa impazzire né la scelta dei colori, perché comunque adesso vedete che se io ci devo mettere questo shimmer qua al centro, cioè, praticamente ho rovinato tutto, capite? Boh, non lo so. Vabbè, proviamo ad andare a mettere questo rosino opaco qui. Anche lui, cioè anche questo rosino opaco qui non è illuminante, ma in realtà ti arrossa la zona. Quindi ecco, anche lui è uno di quelli proprio meno senza senso. Inoltre hanno già fatto tutto il fallout. Ecco, mi sono ricordata tutte le motivazioni del perché non mi piaccia questa palette, sia nella scelta coloristica
E poi comunque, se notate, addirittura lo shimmer è già sparito. Tipo un tramonto un po' flop. Sì, definirei così, un tramonto flop questa palette. Andiamo invece di qua, cari e care, e avrei potuto utilizzare gli stessi colori, però più o meno avete visto un video precedente con questi colori, quindi utilizzerò dei colori diversi. E di qui andiamo con un vero top, ed è la Mini Clutch di Yves Saint Laurent nella colorazione 100. Questa palettina qui contiene dei nude che mi fanno impazzire, vi dico già solo che questo da solo fa un effetto bagnato stupendo. Sto partendo con il nocciolino, e questa palettina è veramente elegante, super glam, nude e facile, veloce da portare via con voi. Questa è la soluzione. Cioè, guardate anche il marrone come scrive molto bene, si sfuma benissimo, quindi ottima anche tipo per fare un look di fretta o comunque, cioè io ce la vedo molto anche come palette da lavoro che si può poi utilizzare anche la sera per enfatizzare il look e renderlo un po' più glam, appunto. Guardate che belle sfumature. Voi la tenete in borsetta, guardate quanto bella è con questo divanetto in similpelle qui sopra. E poi dopo lavoro, per l'aperitivo, andate, dato che ci sono anche i pennellini, ad enfatizzare il look per la sera. Attention please a questo colore qui, effetto bagnato. Guardate, senza particolari cose sotto, guardate cosa fa questo ombretto, che è praticamente un nocciola shimmer, nulla di esagerato, però lui da solo fa veramente la sua figura. Ok, colorazione più chiara nell'interno occhi. Se vogliamo, proprio questa poteva essere ancora più chiara, perché noi fantasmini rendiamo tutto più scuro, però voilà. È arrivato il momento del mascara, cari e care, mi sento già male. Sapete che i miei top del periodo, ve li ho già mostrati diverse volte, sono il Giorgio Armani, l'eccentrico, lo potete vedere nel mio ultimissimo video, che vi lascio qua. Tra l'altro un video in cui vi parlo anche della mia situazione amorosa, è il video di San Valentino, quindi andatevelo a vedere. L'avete già visto lì, lo adoro, ha anche un'ottima tenuta, sono innamorata. E poi c'è il One Coat Wow di Huda Beauty, che fa delle ciglia veramente vertiginose, anche lui l'avete visto, stravisto, rivisto. Quindi oggi andrò del Vicious Mascara di Nabla, che io ho in questa versione dorata, in realtà mi sembra di avere anche il nero, e la cosa che mi piace di più è lo scovolino, quindi stavo sbagliando lato. Lo scovolino piccolino che mi permette proprio un'applicazione super pro, infatti questa cosa ci piace, in quanto non mi vado a spacciugare. Adesso invece ridiamo sempre meno, perché di qui devo mettere il Lash Princess, il False Lash Effect Mascara Waterproof di Essence. Ragazzi, questo mascara io lo boccio proprio con forza, perché mi ha fatto fare una bruttissima figura in accademia, nel senso che io lo dico ai ragazzi, guardate che io in queste giornate lunghe in cui parlo, devo tenere lezioni, provo, testo delle cose durante una giornata così lunga, perché colgo l'occasione. Certo, non mi aspetto magari che un mascara mi si sgretoli su tutta la faccia, ed è ciò che è successo con questo qui di Essence, che non so se notate, ma non è secco, cioè non è vecchio, che magari dite ok, nello stand è rimasto 70 anni, quindi magari vecchio. No, non è vecchio, e tra l'altro non è nemmeno brutto. Però ragazzi, durante il giorno è diventato orrendo, spacciugato, mi ha fatto macchie, si è sgretolato, cioè no. Allora, fatemi sapere per favore se qualcuno l'ha provato e che cosa ne pensate, perché mi sono confrontata con una persona che invece mi ha detto che lo ama e rimane tutto il giorno perfetto, quindi vorrei veramente capire questa cosa e risolvere questo mistero. E abbiamo per fortuna una buona notizia, non ho un flop per il contour, e quindi vado ad applicare questo prodottino che è una novità di neve, ma che io in realtà ho ricevuto già da un bel po' di tempo. E stiamo parlando dell'Estasy Choco Color Lip and Face Balm di Neve Cosmetics. Ta-da! La cosa più carina è che profuma di cioccolato, cari e care. Allora, are you ready? Mi piace anche la colorazione, perché vedete che è piuttosto fredda. Il fatto che è così piccolino mi sconquinfera, perché sapete che
amo le cose portatili, vi mostro come si sfuma con niente, quindi davvero super carino. Poi c'avete la faccia che sa di cioccolato, cioè proprio vedete come si amalgama con i prodotti sottostanti, non lascia macchia ed è ottimo anche per le pelli chiare, come starete notando. Veramente top questo, cari e care, super consigliato. Questa parte mi deve ringraziare che abbiamo un pochino truccato, però veramente non avevo un flop. Come blush vado a mettere questo della collezione di She Glam Amber Rose dalla parte dei top, perché vi avevo promesso che avremmo provato appunto questo qui rosino e cioè la formulazione di questi blush è pazzesca, cari e care. Andate a vedervi quello più scuro che ho applicato appunto nel video precedente, sono bellissimi, super pigmentati, quindi dovete andarci piano, ma fanno un effetto pazzesco. Io mi sono proprio innamorata. La colorazione sto applicando è I'm Yours e si sfumano anche loro in 02. Di qua invece, cari e care, per i flop vado con Huda Beauty, oggi va così, e vado ad applicare questi qui che sono, questo è il Proud Pink dei Cheeky Tints. Non mi hanno fatto impazzire, sia per quanto riguarda la colorazione, che appunto è un po' too much, e poi colorano e non colorano, cioè non so se riuscite a vedere, ma è quel prodotto che sembra che colori e invece poi è a bit ciofeca, cioè vedete non si sfuma neanche chissà come, non ci sono altre colorazioni che mi facciano impazzire se non quella scura, un po' così, cioè capite? Guardate la differenza rispetto a quello di She Glam, e ho anche caricato, eh. Sono andata a fissare con un velo di Sugar Cookie di Huda Beauty, un po' così sulle zone che mi interessavano della faccia. Andiamo a vedere appunto la situazione lipsio e quello di Huda versione rigor mortis. Vedete che naturalmente questa parte non mi fa impazzire assolutamente, sono proprio labbra blu violace che non, cioè perché io mi devo imbruttire le labbra. Invece da questa parte vi dico che essendo passati 15 minuti vedete che le labbra rimangono rosse appunto, quindi hanno reagito al prodotto e il contorno labbra è migliorato, ma la cosa più bella è quanto sono morbide, cioè vi assicuro che sono proprio turgide e morbide, ed è questo l'effetto dell'ipseo che amo di più. Devo bocciare un prodotto di Mulac e sono le Lip Sin. Ebbene sì, cari e care, sono queste tinte labbra che vi faccio vedere come mi sono rimaste in questa clip durante il giorno. Sono strane perché si sgretolano appunto durante il giorno, il colore non è omogeneo e strano perché non me l'aspettavo. Quindi da questa parte vado a mettere questo colore che tamponato, perché vedete io l'ho messo e poi tamponato, già potrete notare che è disomogeneo. In più durante il giorno diventano ancora più disomogenee. Peccato che i colori sono bellissimi. Quindi ci riproviamo e intanto di qui il Satin Lip Tint di Pixi. Ebbene sì, alle volte tengo anche i pack secondari quando mi piacciono molto. E questo qui io lo metto tra i top, a parte il fatto che è una bellissima tinta labbra, ma io la consiglio anche per le spose, perché guardate, è proprio il giusto compromesso tra un rossetto troppo protagonista e un qualcosa che non ti faccia rigor mortis. Voilà, vedete di cosa parlo? Non è un rosso proprio super sbam e per le spose secondo me è una bellissima colorazione, proprio perché non si sa mai che tipo di colore andare a mettere per non sembrare smorte. Vi ho creato un video che possa esservi d'aiuto per tutti ciò che riguarda il trucco sposa, sia su voi stesse che su altre persone, naturalmente in chiave professionale ve lo lascio qui. Cioè vedete questo qui di Mulac alla fine, cioè se io vado a tamponarli, questo rimane omogeneo, questo no. Adesso andiamo di illuminante, vado a mettere questo qui di Florasis, mamma mia è bellissimo cari e care, è pazzesco questo illuminante. Eccolo qua, e è lo 01, tutti gli altri caratteri non li comprendo purtroppo, e guardate qua che roba, bellissimissimissimissimissimo, stupendo. Invece di qua devo andare con un flop ed è quello di Mia Makeup, il Light Builder nella colorazione 01 Flash. A me questo non piace perché
è troppo texturizzante. Mi va proprio ad evidenziare sia i pori che le rughettine e inoltre non mi fa davvero quell'effetto specchiato. Non mi piace, cioè io adoro questi effetti qui molto meno questi. E voilà cari e care, questi sono i miei due look terminati. Che dire, vi faccio vedere proprio da vicino cosa mi è successo qui. Io spero riusciate a vedere com'è la situazione qui di fondotinta, che non ci piace. Le sopracciglia come sono appesantite, proprio vecchia scuola, invece così vi ringiovaniscono tantissimo. Per carità, abbiamo ribadito che le sfumature, cioè la palettina non è che faccia proprio schifissimo, però sono dei colori un po' tristi, un po' tutti troppo scuri, non c'è uno shimmer. Qui abbiamo uno zigomo texturizzato, abbiamo un blush un po' senza senso che fa un effetto acqua fresca, vedete? Anche la zona del contorno occhi la trovo appesantita. Di qua invece abbiamo un incarnato sicuramente molto 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 più ringiovanito, molto più fresco e luminoso. Mi piace molto di più il trucco occhi, mi piace di più la tinta labbra, sebbene il colore sia bello anche questo, ma so come andrà a finire durante la giornata e preferisco maggiormente anche la luminescenza più naturale. Ecco, facciamo la prova di ambo i rossetti per il no transfer. Ok, forse tutti e due mi hanno lasciato un pochettino di roba, ma solo centralmente. Cari e care, non vi rimane altro di dirmi anche voi che cosa ne pensate di questi prodotti, se ne avete provato qualcuno, e vi ricordo che se siete interessati alle sfumature occhi, io tengo una masterclass domenica 3 marzo in MBA Making Beauty Academy, aperta a chi che sia. Andate a dare un'occhiata perché il prezzo è anche molto molto accessibile, parliamo proprio di colori, ombretti e come sfumare, e non abbiate paura, perché se vi interessa l'argomento non dovete fare nulla, perché ci sarà teoria da parte mia e anche dimostrazione su modella professionista, più tutte le domande che volete. Potete tranquillamente spremermi come un dentifricio, come dice la Bertè. Vi invito a seguirmi anche sui miei social network, mi raccomando, perché lì ci sono praticamente tutti i giorni e vi porto in accademia, vi porto a vedere tante cose super interessanti. Io cari e cari vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Bye!